dei libri. Allora, noi abbiamo comicità pura, comicità strana, comicità parziale e abbiamo anche comicità dura, satira politica, ogni tanto. E questo è uno dei personaggi più duri, quindi mandate a letto i bambini, uno molto strong, non so come la pensiate politicamente, ma insomma lui è uno che se c'è da dire qualcosa a Berlusconi glielo dice, senza paura. E quindi è con un po' di apprensione che chiamo qui sul palco Antonio Cornacchione! Allora, grazie, grazie Bisio. Allora adesso io faccio questo pezzo, Bisio. Come concordato? L'ora è tarda, non c'è problema. L'ora è tarda, non c'è più problema, faccio veramente una cosa dura su Berlusconi, una cosa da querela, quindi ci tengo a dirlo. Anche se, lascia stare, tu dico quello che pensi, senza censura. Va bene, faccio io, come sei d'accordo? Allora, Silvio Berlusconi. Oh. Silvio Berlusconi, no? Silvio Berlusconi. Non riesco, mi viene da piangere quando penso a Silvio. Ma no, ma dai, lascia stare. Come lascia stare? Ma ce l'ho tutti con lui, cacchio. Appunto, ma ci sarà un motivo. No, no, no. E perché ce l'hanno con lui? Perché? Perché? Dai. Perché lui è un uomo solo. E ce li ha tutti contro. Ma lo sapete, no, che questo qui è un miliardario. Poteva stare tranquillamente nella sua stanzetta a organizzare festicciuole. E invece è sceso in campo. Ma chi gliel'ha chiesto? E l'ho fatto per noi! Sì! E questo è il risultato! Comunisti! Qui siamo a casa sua! Ma stai zitto, vai via, vai! Ma nonostante questo, anche se siamo a casa sua... Noi che cosa? Invece è costretto a organizzare questi summit lì con quelli del Polo! Tanto che Bossi e Fini c'hanno una cameretta lì ad Arcore! E l'opposizione, Fassino? Fassino, c'è un gabbiotto dove ci tengo le scope. Oddio mio. Ma non è stata la politica, sia più duro. Ma lascia perdere, ma porca miseria. Che poi tra l'altro lui ha organizzato una festa per il suo compleanno, per fortuna ultimamente. Che lui è nato sotto il segno della bilancia, no? Tanto che Fassino lo chiama il falso in bilancia. Aveva organizzato tutto, aveva mandato anche tutti gli inviti, aveva tutti mandato gli inviti fatti a mano, gli aveva dato, aveva scritto, non riesco neanche a parlare perché sono... Sì, non capisco, non Silvio, Silvio oggi compie gli anni, vuoi partecipare alla sua festa? Ti aspettiamo nella sua stanzetta ad Arcole, a Brugherio, a Porto Cervo, a Portofino, alle Bahamas, tanto lui ha una stanzetta dappertutto. Aveva organizzato tutto. Una festa itinerante. Aveva organizzato tutto. C'era la che il buffet, c'era l'aranciata, la Royal Cola, le patatine. Vabbè, ma non è satira politica questa? Sì. Le pizzette col busto. Che tra l'altro che se le mangiate tutti Giuliano Ferrara. Sia più... Aveva messo i bicchieri di plastica con i nomi delle veline e con i nomi dei direttori del telegiornale, TG1, TG2, TG4, TG5. E TG3? E quelli bevono a canna, sono comunisti, cazzo, gli sta bene! Dai. È sempre in giro, anche sempre in giro ultimamente, è andato anche lì in Russia, da Putin, no? Le due di notte all'improvviso, no? Gli ha bussato alla Dacia, lì, all'Isma, e ha detto, Vladimiro. Scendi, sono Silvio, ti devo raccontare una barzelletta sui comunisti. A Putin. E lui è sceso, Vladimiro è sceso, in ciabatte, in pigiama, ha aperto la porta e Silvio se l'hai visto davanti, non è riuscito a trattenersi, ha detto, Vladimiro, ma sai che così assomigli veramente al mostriciattolo di Harry Potter? E quello gli ha risposto, dov'è che tu assomigli all'amico di Batman? Robin. No, il pinguino, e ce ne mette la legge, povero Silvio, Antonio Cornacchione.